Senti, iniziamo dall'episodio che ti riguarda proprio in maniera diretta. Quell'episodio del rigore nel primo tempo, tu come l'hai visto e secondo te com'è stata la decisione dell'arbitro? No, secondo me, poi l'ho vista subito sul video, c'è stato il rigore netto, poi non so perché l'arbitro, poi sono andato a chiedere perché non ha fischiato il rigore, mi ha detto che è stata un'azione involontaria, non so, lui ha deciso così, però secondo me è un po' sbagliato. Meglio centrocampista che attaccante, no? No, io sono in campo, basta che il mister decida dove mi fa giocare, poi devi fare il meglio, no? Sia già a centrocampo che sia alto o a sinistra, devo fare il meglio, poi il calcio si gioca a pallone, allora non è che cambia tanto. Che partita è quella di sabato? Che cosa hanno detto? No, penso la squadra abbia fatto un buon approccio di partita, siamo iniziati perfetti in maniera giusta. No, la prossima, non quella di ieri. Ah, quella di ieri, quella no, ieri. Questa è una partita, una finale, no? Penso che ce la giochiamo con una squadra diretta e dobbiamo affrontarla come una finale, perché quella che porta i tre punti verrà molto, molto rinforzata per la guardia finale della stagione. Senti, si preannuncia una bella partita tra due ottime squadre, una che fuori casa sta vincendo e un'altra che in casa va alla grande, cioè il Lecce. Che partita sarà? Sarà una partita dura, no? Come tutte le altre. Poi vediamo come ci vediamo questa settimana, come andiamo a attaccare quella squadra lì e speriamo di fare una bella partita. Che sai di questo Lecce? Di come è cambiato rispetto a quando è venuto qui a giocare all'andata? No, niente, sono una squadra, come vedete, forte in casa, però noi siamo consapevoli delle nostre potenzialità e speriamo di andare lì e fare la nostra partita. Senti, una tua opinione sul campionato, per come si sta delineando finora? C'è tanto equilibrio, ci sono 5 squadre in 4 punti. Che te ne pare delle altre e del vostro cammino, insomma, sì, siete riusciti ad arrivare in vetta e poi con questo pareggio il Benevento vi ha superato di un punto. Sì, c'è tanta parità con tutte le squadre, però secondo me, per quello che sto vedendo, che noi possiamo decidere tutte le partite come vogliamo finire il risultato. Allora, come ripeto, dobbiamo noi metterci a posto durante la settimana e provare a fare un buon approccio di partita e portare i 3 punti non sia questa partita, in tutte quelle 12 finali che mancano. Secondo te cosa manca a Foggia per salto? Manca questa piccola determinazione di voler chiudere le partite, di gestire bene una vittoria di 2-0. Penso che questa settimana ci ha fatto soffrire un po', perché una partita che stai vincendo 2-0 si deve gestire meglio. Però vabbè, alla fine è una partita in più e adesso siamo già mercoledì e mancano 3 giorni per la prossima partita, che possiamo ribaltare di nuovo questa situazione. Il 2-1 vi ha mandato un po' in ansia lunedì, ed è una cosa che è successa anche a Melfi quando eravate con un gol di vantaggio, cioè non avete la voglia di tenere in piedi la partita, tenere in piedi il risultato, poi è quello che fa la differenza anche di un gol, perché andate un po' in ansia, soffrite un po' troppo. Sì, non è soffrire, però sì che forse il primo gol ci ha condizionato un po', però noi già per fortuna siamo stati dentro lo spogliatoio a metà tempo, abbiamo parlato di andare a fare il terzo subito, c'è stato 5-10 minuti che loro hanno pressato bene, e c'è stato il gol di pareggio, allora questo ci ha cambiato un po', però alla fine penso che l'approccio che volevamo fare era quello giusto. Senti, sono venuti 4 pareggi in casa consecutivi da dopo la sosta in poi, come mai secondo te questo cambio rispetto invece ai tanti punti che avevate conquistato in casa fino a dicembre? Sì, 4 pareggi, si va a guardare la somma dei punti, sono 4 punti, sono pochi, però si va a vedere il gioco, penso che siamo stati a livello quello prima della stagione, forse ancora un po' di più.
poi ti dico, c'è stata un po' di sfortuna che loro contro il Benevento ci hanno pareggiato alla fine, e questa settimana che da 2-0 hanno arrivato a pareggiare, però penso siamo sulla strada giusta e speriamo che ritornano i tre punti qua a Foggia la prossima settimana dopo Lecce. Hai parlato di gestione sbagliata della partita, in particolare che cosa? No, non gestione sbagliata, penso che ci ha condizionato un po' perché gli altri pure giocano, no? E ci hanno venuto a prendere alti e hanno trovato il gol subito prima di finire il primo tempo e subito nel secondo tempo. Allora questo mentalmente forse ci ha cambiato un po' quello che volevamo fare nel secondo tempo. Però sembravate stanchi nel secondo tempo con Matera, soprattutto dopo il 2-2, no? Cioè avete dato proprio l'impressione di allungarvi parecchio, cosa che ovviamente giocando come giocate voi, con il possesso palla, una squadra troppo allungata non riesce più a fare il gioco che vuole mister De Zerbi. Quindi sì, a me sì, sembrata sì, proprio stanchezza fisica, non una cosa mentale. No, giusto, pure secondo me non è una questione fisica, è una questione di attenzione, di provare a fare quello che stavamo facendo fino al momento, invece di fare passaggi lunghi, continuare a fare il nostro stile di gioco, di conquistare campo piano piano, e ci siamo un po' sbagliati in questo senso, però ripeto, pure giocando un po' con le distanze lunghe abbiamo avuto delle opportunità per vincere la partita. Senti, dicevi prima che per te insomma conta relativamente la posizione, l'importante è giocare, però hai giocato in diverse posizioni finora, insomma, hai fatto la sinistra, la mezzala, adesso anche il mediano a due nel centrocampo. Che impressione hai avuto? Dove ti sei trovato un po' meglio rispetto a... No, io ripeto, in questo non è, io vengo da un gioco in Spagna, non è tanto organizzato in questo senso, che giocare a centrocampo è più, puoi giocare di playmaker, di mezzala, che alla fine è più o meno lo stesso, e basta che i tre centrocampisti si trovano bene, fanno girare la palla e ognuno deve occupare una posizione in campo. Poi ripeto, sia partenza di mezzala che partenza di play non è che cambia tanto. Una delle tue migliori partite è stato il derby a Bari, San Nicola, no? Che vinceste Coppa Italia, giocaste una grande partita contro una squadra di Serie B. Diciamo, il valore assoluto e per l'importanza del derby è una situazione molto simile anche come ambiente, quello che troverete a Lecce. Come la vivi? Ne avete parlato, avete iniziato a parlare con uno squadra di questa partita? No, però io penso che noi siamo una grande squadra e con giocatori importanti, e adesso si vede che i giocatori importanti vogliono giocare questi tipi di partite a Bari e contro il Lecce quando te la giochi, no? Poi c'è la parte di pressione che è un più per dare il tuo massimo. Allora speriamo che questa settimana possiamo tutti fare questo salto e far vedere che siamo una squadra forte, non solo di qualità, sino pure di mentalità. Quanto pesa per entrambe le squadre questa partita? Sono tre punti, non è che ci cambia tanto, però sì che certo che è una partita che può fare vedere che questa settimana non abbiamo perso niente, e invece se non si fanno i tre punti lì, poi ti lamenti un po' di questa settimana contro il Matera non aver vinto i tre punti, però ripeto che non è che sia una partita decisiva, è una partita importante però non decisiva. Senti, conosci qualche giocatore in particolare del Lecce? Chi ritieni più forte, più pericoloso? Io sono stato con Moscardelli a Bologna, lo conosco bene, è un giocatore che ho stima per lui perché sono stato insieme dentro lo spogliatoio, però adesso speriamo che questa settimana lui non faccia niente e possiamo... Come la settimana scorsa? Uguale. Senti, hai avuto un ottimo avvio, come ricordava il collega, insomma, nel bel derby di Bari, un ottimo inizio di stagione. Poi c'è stata una fase forse un po' di difficoltà, poi sono venute alcune buone partite in casa, tue con la Casertana, con Cosenza. Insomma, che bilancio fai finora di come è stato questo tuo primo campionato con il Foggia? No, penso che come tutti i giocatori in questo spogliatoio dobbiamo tutti essere pronti alle decisioni del mister, poi tutti essere pronti e quando lui ti decide di mettere in campo dai il tuo massimo, e poi il mister è quello che sempre decide che 11 schiera la prossima partita.
Ma sei contento tu di quello che hai fatto vedere finora o il vero Riverola è un altro? No, sempre si può dare molto di più. Sempre si può dare di più, questo assolutamente. Poi c'è la fiducia, tante cose che la confidenza, però ci sono tante cose che aiutano, no? Però adesso vediamo che questa arriva alla parte finale, vediamo e speriamo di avere questo salto di qualità tutti insieme, non solo da parte mia, sino tutta la squadra. Senti, hai visto il Barcellona, hai visto la Serie A, la Serie B, quanto è differente da queste categorie la Serie C e in cosa? Quali sono le difficoltà della Serie C? Tante, sembra di no, però un calcio diverso, un po' più fisico, un po' più... Tutte le squadre dal primo all'ultimo minuto corrono ovunque e non è più... Non è così organizzata, però è un calcio che è più di strada forse, no? di tutti andare a prendere la palla, di correre. E poi noi penso che facciamo un bel calcio, però ci sta costando questo perché stiamo facendo fatica, perché le altre squadre corrono assai. Compagni, come hanno preso la partita di Matteo? C'è stata una rabbia, c'è stata qualcosa? Sì, sempre che non facciamo i tre punti ci siamo un po' arrabbiati, perché la nostra mentalità è vincere con tutte le partite. Allora ogni volta che non si portano i tre punti siamo un po' dispiaciuti. Senti, da Benevento arrivano anche voci di commenti da parte di calciatori che parlano di un Foggia poco umile. Tu cosa ti senti di rispondere? No, penso che noi siamo stati umili, penso che stiamo facendo la nostra strada, penso che ogni partita proviamo a mettere in campo quello che abbiamo allenato, però senza presunzione, solo facendo il nostro gioco che abbiamo lavorato durante il ritiro, durante la stagione, niente, non è che sia presunzione, penso che siamo umili in questo senso. Senti, nelle ultime due partite in casa, nell'ultima magari ha pesato un po' meno, però i due rigori, uno assegnato a Benevento, l'altro invece non dato proprio a te, in questo momento non mi sta girando bene neanche da questo punto di vista. Sì, uno sia per sfortuna di sbagliare il rigore, l'altro è una decisione arbitrale, che questo non possiamo fare niente al rispetto. Quello con Benevento, anche quello fischiato al Benevento. Sì, diciamo... è per quello, dico, sono decisioni arbitrali che non possiamo fare niente, noi... Pure fischiandoci questi rigori potevamo vincere le partite, allora dimostra una grande squadra, una grande mentalità e speriamo che la prossima partita, se c'è un rigore, sia per fare il 2-1, non il 2-2. In Coppa, se non fossi stato espulso, avresti tirato uno dei 5 rigori o non è una delle tue specialità, diciamo, in calcio di rigore? L'ho imparato durante la settimana, prima della partita, sì, c'era da tirare... volontieri a tirarlo, poi decide, come dico sempre, decide il mister a fare tirare i 5 calciatori. Senti, da qui alla fine ti chiedo, secondo te il Foggia può arrivare primo e perché il Foggia? Qual è la caratteristica che può aiutare il Foggia ad arrivare primo? Dipende da noi, assolutamente possiamo essere primi e assolutamente possiamo finire terzi, è una cosa che dipende assolutamente di noi, che se continuiamo a lavorare come stiamo lavorando e mettiamo questa qualcosina in più che ci sta mancando, sono sicuro che faremo un gran campionato e possiamo veramente vincere tutti.